Prego. Sono Amedeo, mi manda Don Boskin. Lei è assunto in qualità di autista factotum. Se ci sono cose da fare, tipo la spesa, bollette da pagare... Ti chiamo. Non ci sono parole per descrivere un grande uomo come il mio papà. Ma questo non ha carattere. Ora per me non l'abbiamo candidata apposta. Scusi, ma lei chi è? L'autista. È fatto. E questa di chi è? È di nonno Salvatore. Quello che è morto. No, non è morto. Abita qui su. Adesso è andato giù in Puglia. No, è andato più giù della Puglia. Sta sotto terra, mo. Licenzialo subito. Io non vorrei partire in Puglia con lui domani, vero? Oh, assolutamente. Andiamo. Amore. A proposito, secondo me, ho steso la roba mia. Se poi riesci a dare anche una botta di ferro da stringere, sei la numero uno. E sei tu quello? Ero il leader del mio gruppo musicale, Vintage. Beh, fammi sentire qualcosa, dai. Love is love! Love is me! Ma tu questo lo facevi in pubblico? Sì. E nessuno mai ti ha alzato le mani. Grazie, Pasquale! Ma stiamo andando da un latitante! Abbassa la voce, ma si scende! Don Carmelo, ma lei conosceva un certo Salvatore Dandini? Un grandissimo fratello mio, che aveva un grande dolore, una malattia. No, non è vero. O figli scema. Non si dava pace, voleva cantare. Love is love! Dovevo seguire i miei sogni, e invece lui no! Mi ha cambiato la vita. Che un giorno quando sei... Cosa sei? Sei di scoglio tu! Dimostra a tuo padre chi sei, buttati! Dovete ripetere tutti insieme, vai! Vuole aprire lei questo consiglio d'amministrazione? No! Io lo voglio chiudere! Torna a bevere! E chi ne è morto, ma pure Emma! Apriamo un ristorante. Ci sto. Io pensavo che avevamo un'attività nel senso di avviarla. Ma quello dicevi tu. Io torno a cantare. Ma te la ricordi la mia voce? Te la faccio sentire? No, e me la ricordo. Se non se la ricordava c'era qualche speranza.